Allora ragazzi, oggi vi volevo parlare di una roba interessante. Ma sei impazzito? Ma mi hai tamponato? No, devo fare la constatazione amichevole adesso. Stai scappando! Tanto t'ho preso la targa! Anzi, t'ho preso anche il video. Eh sì, perché io ho il mio 70 mai auto 110 che serve proprio per queste situazioni. E adesso ve ne parlo un attimo con calma dopo la sigla. Ecco, ho voluto simulare che cosa può succedere. E quando capita così, che cosa possiamo fare? Dotarci di una dashcam. Oggi recensisco la 70 mai A810 HDR. Vediamo se mantiene le promesse che loro scrivono sulla stessa scatola. E loro scrivono: immagine 4K con HDR, un'ottima ottica Sony Starvis 2, intelligenza artificiale per cogliere situazioni di possibile rischio e poi la registrazione in doppia telecamera anteriore e posteriore. E poi l'utilissimo kit 4G hardwire e poi vedremo a cosa serve. Allora, siccome sapete che io sono pignolo, la dashcam l'ho voluta montata nel modo più pulito e ordinato possibile, quindi nascondendo all'interno dei pannelli il cavo che poi va alla telecamera posteriore, e la stessa telecamera anteriore l'ho fatta montare in modo che siano tutti nascosti i cavi, così viene bella pulita. Il kit 4G io l'ho montato volutamente qua sopra, anche se ho visto alcuni che l'hanno montato in parti un po' più nascoste, ma vi garantisco che qua poi prende bene. Diversamente, se fosse montato ad esempio nel vano porta oggetti, potrebbe avere delle problematiche di ricezione. Ed è compreso anche, per chi volesse montarlo esternamente, di un adattatore caricatore accendisigari con doppia porta USB, una per alimentare la dashcam e l'altra per collegare il cellulare. Adesso andiamo a farci un giro, così vi racconto un po' di specifiche tecniche e vediamo che tipo di riprese fa. Allora, parliamo un po' di questa dashcam. Telecamera anteriore 4K a 25 frame, quindi l'immagine è assolutamente fluida. Volutamente l'ottica è grandangolare, fatto apposta per intercettare più viabilità possibile. Infatti non basta che si veda la strada di dove noi stiamo andando, ma è utile anche avere il grandangolo per vedere eventualmente se una macchina esce dalla tua destra o dalla tua sinistra e non rispetta uno stop. Quindi un'ottica grandangolare riesce a intercettare meglio la dinamica di un possibile incidente. Grazie a questa risoluzione della telecamera anteriore si riescono a leggere delle targhe anche a una distanza di 20 metri. Telecamera posteriore è una Full HD, quindi una risoluzione inferiore, ma comunque si riescono a leggere delle targhe fino a una distanza di 10 metri. Adesso parliamo un po' delle registrazioni che ho fatto, perché ne ho fatte di diversi tipi. Una di giorno della telecamera anteriore, poi sempre di giorno telecamera posteriore e poi di notte. Allora, analizziamo le riprese fatte con la telecamera anteriore di giorno, dove effettivamente si visualizza tutto molto bene e, come dicevo prima, il campo visivo è veramente ampio. Idem la telecamera posteriore di giorno, riusciamo a cogliere chi ci segue ed eventualmente a leggerne anche la targa. Mentre per le riprese notturne ho volutamente fatto una delle riprese più difficili in assoluto, quindi con strada completamente buia, in assenza totale di illuminazione stradale, basandomi solo su quello che la telecamera riprende utilizzando i fari del veicolo. E vi devo dire che effettivamente si vede discretamente bene in condizioni veramente difficili. Ricordiamoci sempre che grazie al modulo 4G tutte le nostre riprese vengono anche parallelamente salvate su un cloud, in modo che
l'intenzionato che dovesse entrare nell'auto e volesse rubare la cam, comunque non porta via le immagini definitivamente. E poi utilizzarle anche a fini legali. Eh sì, perché le registrazioni fatte con le dashcam sono elemento probatorio, quindi possono essere utilizzate anche in sede processuale. Ecco perché l'utilità di questo modulo 4G ci tutela anche in caso di furto della dashcam. Adesso passiamo un po' alle impostazioni che noi possiamo fare manualmente sulla nostra dashcam e poi quelle che possiamo fare dalla loro app sul cellulare. Adesso parliamo un secondo delle impostazioni che si possono fare sulla dashcam grazie a questi quattro tasti che sono messi nella parte inferiore. Allora, il primo tasto a sinistra ti permette di switchare tra la telecamera anteriore e la telecamera posteriore. Il secondo tasto ti permette di mettere dei tag di posizione sui singoli filmati, in modo che una volta che vai a riprenderli, tu sai quei singoli filmati dove sono girati. Terzo tasto è quello della galleria, che ti fa accedere appunto alla galleria di tutti i filmati. E il quarto tasto, ovvero quello delle impostazioni. Ecco, sulle impostazioni mi voglio soffermare un attimo perché ne abbiamo veramente tante. Io cercherò di riassumere le più importanti. Abbiamo impostazioni video, impostazioni di sistema, la possibilità di riformattare la SIM, l'impostazione della sicurezza del parcheggio, un'impostazione che si chiama Viaggio Smart e un'altra sui suoni che emette la dashcam. Impostazioni video, tutte le impostazioni relative al video, quindi la qualità di registrazione, se è HDR o meno, la lunghezza dei filmati che vuoi fare, quindi un minuto, due minuti o cinque minuti, se vuoi che nel filmato compaia la latitudine, la longitudine, se vuoi che compaia la data, oppure se vuoi che compaia ad esempio la velocità. Nell'impostazione di sistema ovviamente abbiamo la configurazione del wifi. Quando vogliamo che si spenga lo schermo, se vogliamo mettere un'impostazione automatica che si spenga sistematicamente allo spegnersi del veicolo. Ovviamente poi impostiamo la lingua, impostiamo la data, impostiamo l'ora. Passiamo all'impostazione della sicurezza di parcheggio, perché qua abbiamo il rilevamento della collisione, i sensori di movimento, la registrazione in modalità timelapse per occupare meno memoria. Abbiamo un utilissimo avviso in caso di batteria scarica. Sì, perché è possibile utilizzare questo sistema anche ovviamente a macchina spenta, io direi per 3-4 giorni. Dopodiché effettivamente la batteria ne può risentire. Allora, impostando un livello dei 3 disponibili, si previene che si scarichi eccessivamente la batteria e che poi l'auto non si possa mettere in moto. Io ho impostato un livello medio per cui stacca la batteria a 12,2 volt. Poi abbiamo l'impostazione di tutti gli ADAS, che sono diversi, coadiuvati dall'intelligenza artificiale. Puoi ricevere mentre stai guidando tutta una serie di avvisi del tipo: se un'auto è troppo vicina, se ti taglia la strada, oppure se tu ti stai spostando di carreggiata. Ovviamente è attivabile oppure no, a tuo gusto e piacere. Adesso voglio fare un breve cenno all'app da scaricare, ovviamente disponibile sia per Android che per Apple. Io utilizzo Android, quindi l'ho scaricata dall'App Store. Ti permette di vedere nella modalità live quello che succede al tuo veicolo da remoto. Comodissimo. Una cosa, ovviamente dall'app tu puoi vedere la telecamera che per ultima hai impostato che funzioni. Quindi se hai attivato la telecamera frontale da remoto visualizzi le immagini di quella. Se hai attivato quella posteriore vedi quella posteriore. Sicuramente staranno lavorando i tecnici di 70 mai per fare anche in modo di poter da remoto vedere a tuo gusto e piacere o l'una o l'altra.
Molto bella la modalità persona sospetta, coadiuvata dall'intelligenza artificiale, per cui se viene rilevata un'attività sospetta, la dashcam si attiva e ti registra quello che lei rileva in quel momento, ad esempio una persona vicina che rimane lì vicina per un tot di tempo, la rileva giustamente come sospetta. Di ogni video che viene registrato, quindi noi possiamo sapere dove è successo, a che velocità stavamo andando, le sue coordinate, in modo da avere una prova certa in caso di incidente. Allora, quanto costa questo kit? Questo kit fornito così completo si aggira sui 250-260 euro. Vi metto giù in descrizione il link di dove comprarlo. Adesso so già che mi chiederete, Dave, quindi riassumendo, che tipo di attività viene coperta da questo kit dashcam? Beh, intanto in caso di incidente frontale o posteriore, che credetemi è la maggioranza degli incidenti che capitano, non riesce a intercettare ad esempio un atto vandalico laterale perché comunque non ha una telecamera a 360 gradi, però copre comunque una buona casistica a tutela nostra. Se posso darvi un suggerimento, io direi che oltre a mettere la telecamera posteriore come l'ho messa io, può essere utile anche disporla di fianco alla dashcam che riprenda l'abitacolo, in modo da intercettare il video del malintenzionato che entri in macchina, e comunque riesce a intercettare anche un po' di quanto accade nell'unotto posteriore. Allora ragazzi, sono proprio curioso di sapere da voi che cosa ne pensate del concetto dashcam e come vi è parsa questa che vi ho raccontato oggi. Scrivetemelo qua sotto nei vostri commenti che leggerò tutto. Per oggi ragazzi è tutto, un saluto da Dave, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!